Sassari e di EPIC, economia per i cittadini. È già il quarto appuntamento che nasce dalla collaborazione del Movimento Cittadino insieme al gruppo di EPIC. Un ringraziamento particolare al professor Casella, che è intervenuto subito dopo di me. Il professor Antonio Casella è uno storico simpatizzante del Movimento 5 Stelle, che proprio alcune settimane fa ha pubblicato un libro dal titolo Storie di poesia e racconti di storia, nel quale ripercorre antiche vicende del passato, cogliendo i punti di contatto con le vicende del presente, e anche oggi ci farà vedere come le vicende dell'euro, la vicenda dell'euro non è tanto differente da quella accaduta nella Firenze del 400, quindi subito dopo di me interverrà il professor Casella. Successivamente daremo la parola a Giacomo Bracci, che fa parte del gruppo economico di EPIC, e quindi ci parlerà delle teorie economiche della MMT e sarà a vostra disposizione per qualsiasi domanda vogliate fare sotto il profilo economico. L'evento di oggi nasce in concomitanza con la raccolta firme che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. In realtà la costruzione di questo evento era iniziata già da prima, soltanto successivamente poi si è verificata questa concomitanza. Raccolta firme che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti in ottemperanza a quanto aveva già indicato quando nella campagna elettorale del 2013, nei 20 punti per uscire dal buio, al punto 8 citava il programma, citava il referendum sulla permanenza nell'euro. Quindi in questa direzione è iniziata questa raccolta firme che è partita il 13 dicembre, e che appunto si pone l'obiettivo di arrivare a indire un referendum consultivo. Per poter indire il referendum consultivo è necessario approvare una legge costituzionale ad hoc che sarà presentata sotto forma di una legge di iniziativa popolare. Per poterla presentare in Parlamento è necessario raccogliere almeno 50.000 firme, che sono quelle che poi sono state già raccolte nel breve volgere di un weekend, e questo ci fa capire anche qual è il desiderio dei cittadini di volersi occupare di questo tema e di venire direttamente coinvolti nell'argomento. Ci tengo a sottolineare un aspetto importante. Il referendum, abbiamo detto, è l'espressione della volontà dei cittadini, ma l'operazione referendum non sarà un'operazione semplice. Se è vero che la raccolta firme sta procedendo in maniera opportuna, abbiamo, come detto, già raggiunto il limite delle 50.000 firme e proseguiremo a raccogliere le firme fino a maggio, facendo anche quello che stiamo facendo oggi, cercando di dare le maggiori informazioni possibili. È anche vero che gli ostacoli arriveranno, e questo noi non ce lo dobbiamo nascondere, e arriveranno soprattutto dai mercati. Arriveranno dai mercati che, soprattutto nel momento in cui questo referendum potrà avere, ce l'auguriamo, il risultato che noi vorremmo, quindi di un'espressione di uscita dall'euro, si scatenerà sicuramente una campagna mediatica che cercherà di farci pentire di questa azione che stiamo portando avanti. Gli speculatori sicuramente verranno fuori e cercheranno di farci capire che l'uscita dall'euro avrà effetti catastrofici, soprattutto per le famiglie e per le aziende. Dobbiamo essere consapevoli che subiremo questi ricatti, che cercheranno di farci pentire di questa scelta, ma in questo senso il referendum è proprio indirizzato, essendo un referendum consultivo, nella spinta che i cittadini devono necessariamente dare a un governo che attualmente è un governo che non ci rappresenta, ma che attraverso questo sistema noi vogliamo far sì che c'è il bisogno che la politica venga in qualche modo democratizzata, e attraverso questo strumento noi vogliamo fare in modo che i cittadini facciano sentire la loro voce e indichino una strada. Questo quindi è l'obiettivo che noi ci poniamo, quello di arrivare, speriamo, compatibilmente con i tempi poi dei successivi passaggi alla Camera e al Senato della proposta di legge, di arrivare a dicembre 2005 a poter andare a esprimere il nostro parere. Nel frattempo, giusto due cenni ci tenevo a dare sulla situazione politica attuale, oltre a far vedere quello che è una slide che presento ogni volta che vado a dare le parliamo di questo tema, è quella che indica la bilancia commerciale che esisteva nel 97, confrontandola con quella ad esempio nel 2011. Vediamo qui come c'è stato proprio un trasferimento
nella bilancia commerciale, chi ci ha guadagnato alla fine è stata, vedete lì la colonna verde, soltanto la Germania, che è quel paese che oggi più di tutti cerca di opporsi al disfacimento della moneta unica. L'Italia, vediamo in che condizioni era all'interno della bilancia commerciale nel 97, quindi in surplus, e come invece è andata attualmente in deficit all'interno della bilancia commerciale. Qualcuno diceva nel 99, grazie all'euro, lavoreremo un giorno in meno. Diciamo che questi dati forse è qualcosa di più di un giorno in meno, visto tutte le aziende che stanno chiudendo, i fallimenti che ci sono, vedete da questo grafico come da nord, passando per il centro, arrivando per le isole, quali sono i dati che caratterizzano la situazione delle aziende italiane. Quante aziende chiudono? 8.120 aziende tra gennaio e giugno del 2014, parliamo di circa 45 al giorno e quasi 2 ogni ora, quindi sono numeri veramente importanti. Questo è il quadro che invece ci vogliono rappresentare, il quadro degli inciuci, il quadro del patto del Nazareno, il quadro che rappresenta uno scambio di cortesie, inciuci che vengono tra l'altro dal Presidente del Consiglio, che è un condannato di frode fiscale, mentre poi la triste realtà, il quadro che veramente adesso si rappresenta, oltre ai dati che poi poco fa abbiamo visto, si parla di un PIL ancora in calo, di un reddito medio pro capite sceso ai livelli del 2000, di oltre 6 milioni di italiani sotto la soglia di povertà assoluta. Sono dati veramente preoccupanti e importanti. Eppure il semestre europeo era iniziato proprio nel verso giusto, infatti abbiamo appena terminato il nostro semestre europeo, nato sotto i migliori auspici e concluso senza che nessuno se ne sia accorto. Infatti non si è minimamente scalfito, non è stato minimamente scalfito il diktat della Merkel. Il piano dell'Europa è sempre lo stesso, ovvero quello di imporre attraverso la crisi economica le cessioni di sovranità, perdite di diritti che le popolazioni in tempi normali non accetterebbero mai. Faccio vedere velocemente tre immagini. Indicato Sandro Pozzi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale di recente ha rilasciato un'intervista nella quale cercava di rispondere, esprimere un suo parere su questo semestre europeo, e non faceva altro che cercare di dare parole a nulla. Queste sono le sue parole, adesso ve le cito: passi avanti graduali e chiari. Un anno fa tutto il dibattito europeo ruotava attorno all'austerità, mentre adesso si lavora finalmente su una nuova politica di crescita, applicando in modo più intelligente le regole. Ma chi osserva senza pregiudizi le questioni europee sa bene che i risultati della nostra presidenza sono stati molto positivi, come ci viene riconosciuto dalle stesse istituzioni dell'Unione. Ripetiamo, un anno fa tutto il dibattito ruotava attorno all'austerità e ora anche. Gli Stati, infatti, non potendo usare, avendo l'euro, la moneta unica, la leva del cambio, e non potendo portare avanti i piani di investimento pubblici, cercano di aggiustare i gap di competitività con i minori salari nei paesi meno produttivi, come ad esempio l'Italia. Il Job Act di Renzi è l'inevitabile conseguenza e la conferma di questo. Il Job Act, infatti, è il primo importante risultato ottenuto dalla Troica attraverso il nostro semestre europeo. Perché non ne parliamo certamente in termini di aumento di ricchezza o di sviluppo o di crescita. E in un contesto così drammatico, di povertà diffusa, di disoccupazione, di perdita di sovranità, Gozi continua questa sua intervista e cede alla propaganda, quando poi dice che l'Europa è nata sulle macerie di Auschwitz, si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia e dei diritti umani. In realtà l'Europa garantiva tutto questo prima di Maastricht, prima del patto di stabilità, prima del MES, prima del fiscal compact. Adesso a rischio, perché stiamo distruggendo il tessuto sociale. A rischio anche per seguire la politica espansiva della NATO, soffocando quindi la Russia, cercando di
tenere, di creare le premesse perché il TTIP si trasforma in una tappa fondamentale per l'Europa, costretta a mettere le sanzioni a Mosca, sanzioni che per l'Italia significano anch'esse una sorta di eutanasia economica, ma ecco allora il secondo risultato della troica ottenuto durante il nostro semestre europeo. Mettiamo Federica Mogherini, in maniera tale che così state buoni e poi la politica internazionale europea la decidiamo noi. Abbiamo detto che questo semestre europeo si era aperto con tanti buoni propositi e tanti buoni auspici. Vediamo quali risultati abbiamo ottenuto nel nostro paese durante questo semestre e qual è l'immagine internazionale che abbiamo lasciato. La disoccupazione è aumentata. Oggi i dati parlano del 13,8% visto l'ultimo aggiornamento. La disoccupazione giovanile è aumentata. La produzione industriale è diminuita. La produzione manifatturiera è diminuita, ma l'immagine emblematica che noi lasciamo come ricordo di questo nostro semestre europeo è decisamente mafia capitale, quella che è accaduto a dicembre. Questo è alla fine il riassunto di 6 mesi di presidenza europea, poi alla fine volati come se niente fosse. Per concludere, si continua a vendere false illusioni. Nel 2009 Confindustria Italia è in recessione, nel 2009 ci sarà la ripresa. Berlusconi ripresa nel 2010 purché tutti siano ottimisti. Crisi, Berlusconi ripresa nel 2011 ma ancora sacrifici. Draghi ripresa nel 2012, spread sotto quota 300 punti. Il governo rivede al ribasso le stime del PIL, Monti rassicura ripresa nel 2013. Draghi, ripresa nel 2014, rivisto il PIL, i mercati non temono le elezioni italiane. Renzi, conferenza stampa di fine anno, il 2015, anno decisivo per la ripresa. Immediatamente, subito dopo questa sua conferenza, è uscita la pagina Facebook, quella che era la realtà dei fatti. Alla fine questa è l'ennesima presa in giro che ci viene propinata. E con questo chiudo, vi ringrazio. Grazie a tutti. Prima di presentarci vorrei farvi vedere un video. But let me assure you, the U.S. will always pay its debt. How do I know that? If you borrow money from the United States, you get a piece of paper, a bond, and what does that paper say? We promise to pay, say, $1,000. Well, how do I know the United States could always pay that? Because they just print those dollars. Yeah, you can imagine a temporary shortage of electricity and the printing press didn't work. But apart from that,
It is inconceivable that we would not, we promised to pay you these little pieces of paper. You were foolish enough to accept that promise. And we will deliver those pieces of paper. But Greece can't deliver those pieces of paper. When it borrowed in drachma, it could deliver those pieces of paper called drachma. But now it promises to pay in euros, and it doesn't control the printing of the euros. That's done from Frankfurt. And so they can't get access to those euros. So in a sense, the euro created the potential of sovereign debt crises in Europe, a problem that had not been there before. Bene, grazie a tutti, ringrazio Maurilio, ringrazio il professor Casella e voi per essere qui. Siamo qui a indagare sull'euro. In che senso indagare sull'euro? Quello che vorremmo fare oggi è trasmettervi la possibilità di indossare un paio di occhiali diversi e vedere la moneta che circonda le nostre attività quotidiane in ogni momento e in ogni luogo con una visione totalmente differente rispetto a quella a cui potete essere abituati, nonostante tutti noi appunto utilizzano la moneta per le transazioni più diverse, quando andiamo al bar, quando siamo in casa, anche quando le nostre utenze viaggiano e funzionano stiamo spendendo del denaro, ok? Quindi il denaro è presente in ogni aspetto della nostra esistenza. Ovviamente quello che vorrei fare con voi oggi è quello di trasmettervi degli strumenti con cui analizzare la realtà. Non siamo qui per imporre alcun tipo di visione di natura politica, di natura sociale, di qualsiasi tipo. Vorrei condividere con voi alcuni degli strumenti che noi, come associazione Economia per i Cittadini, studiamo e divulghiamo affinché tutti possano comprendere veramente di cosa stiamo parlando quando parliamo di denaro. E vedrete che sarà qualcosa di assolutamente inedito, perché l'economia di solito è il predominio dei tecnici, no? Il grigiore, il numero, la politica, l'imposizione. E invece l'economia è un viaggio affascinante che dovrebbe coinvolgere veramente tutta la nostra educazione sin da quando siamo piccoli, che invece purtroppo ci viene in qualche modo esclusa e ce la troviamo magari al telegiornale della sera, ce la troviamo in contesti dove non riusciamo a capire esattamente quello che succede, ci preoccupiamo del futuro e magari siamo in qualche modo bombardati dalla eccesso di numeri che ci vengono portati avanti come se dovessero in qualche modo dominare le nostre vite. L'economista eterodossa John Robinson, che tra l'altro era una donna, diceva che lo scopo di studiare economia non era quello di avere un insieme di risposte prestabilite, ma era quello di difendersi dagli economisti. E spero che questo sia lo spirito con il quale oggi andremo ad indagare sull'euro. La prima cosa che vorrei chiedervi quando si parla di euro è: sapete esattamente quanti sono, qual è la proporzione dei cittadini europei che pensano che la loro voce non conti niente all'interno dell'Eurozona e dell'Unione Europea? Qualcuno? Avete un'idea? 95%, un po' alto. Il 40% dei cittadini europei pensa di non avere, di avere voce all'interno dell'Unione Europea. Quindi 6 cittadini europei su 10 sono convinti di non avere alcuna voce in capitolo nei processi decisionali. Questo è un sondaggio che si chiama Eurobarometro e viene pubblicato periodicamente. L'ultimo dato che vi sto portando è del 17 dicembre, quindi recentissimo. E quindi se siamo qui oggi a indagare sull'euro, siamo in buona compagnia, perché in tanti si stanno chiedendo come mai ci troviamo in questo disastro e soprattutto cosa possiamo fare per cambiare. Bisogna partire dal passato, bisogna partire dalla storia, in un certo senso quindi la relazione del professore è perfetta perché mi permette di parlare di che cos'è la moneta, da dove nasce, qual è la sua origine e quali di queste caratteristiche rimangono anche nella moneta che utilizziamo oggi e quali invece delle caratteristiche delle monete del passato sono cambiate e portano a scenari completamente diversi da quelli a cui invece la moneta antica consentiva di portare. Innanzitutto, siamo abituati a pensare alla moneta come un bene, ok? Come una merce che viene scambiata. Immaginiamo per esempio la speculazione sui mercati di cui si parlava prima.
La moneta viene comprata, viene venduta. La sostanza del nostro ragionamento è che la moneta non è un bene e non è una merce. La moneta è innanzitutto un'obbligazione. Come dire, come un'obbligazione? La moneta essenzialmente, sia a livello storico che a livello contemporaneo e presente, nasce perché esistono relazioni di credito e di debito. Facciamo un esempio. Quando comprate il giornale, apparentemente uno va dal giornalaio, paga e riceve il giornale e tutto avviene simultaneamente. Ma quanti momenti potete individuare in questo passaggio? Io ne individuo almeno tre. Il primo è salve, avrei bisogno di eccetera. E lì nasce una relazione di credito e debito, perché in quel momento istantaneamente il giornalaio sa che io voglio il giornale, io rendo noto al giornalaio di volerlo e quindi nasce una relazione di credito per il giornalaio e di debito per me. Il secondo momento sarà tenga, e quindi il bene reale passa da chi lo vende a chi l'acquista, e il terzo momento sarà ecco il pagamento. Quindi vedete che una semplice transazione che ci appare simultanea in realtà è composta da tre fasi. E vi faccio un'altra domanda: riuscite a immaginare situazioni in cui le tre fasi non avvengono simultaneamente? Qualcuno di voi ha un negozio? E quando acquista della merce sicuramente vi sarà capitato di pagare in maniera posticipata, 60 giorni, 90 giorni, quello che è. Ma la moneta esiste comunque. E dov'è la moneta in tutto ciò? Innanzitutto la moneta sta nel fatto che è potuta nascere una relazione di credito e una relazione di debito. Cioè capite che se anche io vado a pagare la merce che ho acquistato in un momento successivo, deve esistere una fonte di misurazione del fatto che io ho un debito verso qualcuno. E fino a qui stiamo parlando dei debiti tra cittadini, imprese, tra soggetti quindi che possiamo includere in un contenitore che si chiama settore privato, cioè tutta l'economia privata. E quando invece andiamo più in alto e ci in qualche modo osserviamo l'economia nel suo complesso, parliamo per esempio dell'imposizione fiscale. In quel momento cosa avviene? C'è, riuscite a individuare il momento in cui lo Stato vi impone una tassa? Certo, nel momento in cui io conseguo dei profitti mi viene imposta una tassazione. La domanda è però, se non esistesse moneta in circolazione prima che lo Stato chieda il pagamento della tassazione, riuscireste a pagare la tassa se non aveste conseguito profitti? No. Uno potrebbe dire, ok, io non ho conseguito profitti, ma sicuramente qualcun altro l'avrà conseguiti, o qualcun altro sarà stato dipendente pubblico. Sì, ma se non fosse stato pagato innanzitutto dallo Stato in primis, avreste avuto la moneta in circolazione? No. Vedete che se non introduciamo all'inizio della nostra piccola storia una spesa, un'emissione da parte dei governi, arriviamo ad un problema. Il problema non si risolve, non si chiude mai. La semplice storia cosa sta a significare? Che la funzione della moneta innanzitutto è triplice. La moneta serve come unità di conto, quindi è uno standard di valore attraverso il quale noi diamo un valore ai nostri debiti e ai nostri crediti. Ma allo stesso tempo è anche il mezzo con cui estinguiamo i nostri debiti e monetizziamo i nostri crediti. Quindi ne abbiamo già individuate due. La terza è che il denaro è una riserva di valore, cioè noi lo possiamo depositare, lo possiamo riutilizzare e, a prescindere dal livello dell'inflazione, in ogni caso conserva e mantiene il suo potere d'acquisto. Possiamo comunque comprare delle cose tra un anno con il denaro che abbiamo in banca. C'è un passaggio fondamentale di quello che ci diceva il professore prima, e cioè, non so se avete notato che quando si parla di monete metalliche nella storia, si parla del fatto che sono i sovrani a decidere quant'è il valore del metallo all'interno della moneta. Sono i sovrani che lo fanno. Quindi la prima delle tre funzioni, quella dell'unità di conto, dello standard di valore, è una prerogativa, un tempo del sovrano. Oggi, portata nel presente, è una prerogativa dello Stato moderno. Questo significa essenzialmente che la prima funzione delle tasse che paghiamo non è tanto quella di portare allo Stato i soldi di cui lo Stato ha bisogno per pagare gli ospedali, per pagare le strade, per pagare e così via, ma è innanzitutto quella di costringerci a utilizzare la moneta. E vi racconterò una storia su questo. L'economista Matthew Forstader ha scritto in un paper che effettivamente la maniera
più efficace con la quale gli inglesi hanno colonizzato l'Africa, no? Nell'ultima fase del neocolonialismo nel 1800, è stata la seguente. Dell'economia, immaginate un'economia che non si basa sul presupposto capitalistico, quindi non si basa sul concetto di fare più denaro dal denaro, ma è basata su altri principi, le tribù, ok? A un certo punto arrivano gli occidentali, in questo caso gli inglesi, e come si fa a far sì che gli africani lavorino per gli inglesi, siano costretti a farlo, prima ancora di tirare fuori le armi, eh? Ebbene, gli si dice, se non lavorate per noi, vi bruciamo la casa, la capanna, ve la tiriamo giù. Se lavorate per noi, vi paghiamo, e una parte del vostro stipendio verrà trattenuta da noi come tassazione. È un po' quello che Marx avrebbe chiamato l'accumulazione primitiva. Cioè, se non esiste un'accumulazione primitiva da parte del cosiddetto settore privato, quindi di noi cittadini e delle imprese, e questa accumulazione non viene da una spesa pubblica, perché è lo Stato che crea la moneta che poi va a spendere, tutti noi non avremo alcun soldo per poter pagare le tasse che lui ci chiede. E allora dobbiamo chiederci, ma perché ci impone le tasse? Ovviamente le risposte sono molte. Ma una che vi suggerisco è la seguente, perché lo Stato ha bisogno di cose, di beni e di risorse che ha necessità di sottrarre a noi per poi utilizzarle e redistribuirle. E quindi capite benissimo che non si tratta tanto di capire dove sta la moneta, perché la moneta sta in chi la crea, e la crea il settore governativo, lo Stato. Sta piuttosto nel concetto qual è il controllo della moneta. Qual è il tipo di controllo che i cittadini hanno sullo strumento della moneta? E quindi il problema si riduce a questo. Voi siete stati giustamente abituati a pensare che il disavanzo, quindi il deficit dello Stato, costituisca una mancanza e che il debito pubblico sia effettivamente il debito del pubblico, cioè il debito di tutti noi. Se la logica della partita doppia vale qualcosa, cioè debiti e crediti, capite da questo ragionamento che, per forza di cose, quello che lo Stato immette nell'economia, come la spesa, nel momento in cui supera quello che lo Stato chiede dall'economia attraverso l'imposizione delle tasse, genera che cosa nel settore privato? Dei risparmi. La spesa di qualcuno è sempre il reddito di qualcun altro. E questo cosa significa? Che nel momento in cui noi andiamo, e poi ovviamente tutto ciò lo vedremo meglio grazie all'aiuto di alcune slide, nel momento in cui noi andiamo a tagliare, a comprimere, a ridurre il deficit, che consiste in cosa? Nel fatto che la spesa dello Stato supera la tassazione, noi andiamo allo stesso momento, in maniera del tutto speculare, a tagliare i nostri risparmi. E quindi capite che stare all'interno di un sistema di regole che ti impone di tagliare questo debito. Essenzialmente tutta la politica economica degli ultimi tre governi si basa sul concetto di ridurre l'indebitamento dello Stato. Capite che stiamo in realtà ragionando, se la guardate nella maniera in cui ci stiamo suggerendo di osservarla, di ridurre i nostri risparmi. Vediamolo con alcune slide. È come se l'economia di un intero paese la potessimo racchiudere in tre grandi settori. Innanzitutto c'è il settore governativo, che è lo Stato di cui ho parlato. Poi c'è il settore privato, cioè tutti noi, aziende, famiglie. Ci mettiamo anche dentro le banche perché le banche sono imprese. Okay? E poi c'è il settore estero, cioè cittadini privati esteri e stati esteri. Cosa fa il settore governativo? Fa due cose, spende per il settore privato, quindi può acquistare dei beni, può acquistare una nave, può acquistare qualsiasi tipo di armamento, può acquistare una scuola, ok? Oppure può acquistare forza lavoro, cioè dipendenti pubblici, oppure può emettere dei sussidi. E poi fa anche un'altra cosa, cioè che tassa il settore privato stesso, come vi dicevo prima, nel momento in cui si realizzano dei profitti, parte di questi profitti ritorna allo Stato, quando si realizzano
appunto dei redditi da stipendi, parte di questi redditi torna indietro allo Stato. E poi cosa fa il settore estero? Ci compra delle cose che noi esportiamo e ci vende delle cose che noi importiamo. Restringiamo per il momento l'analisi al rapporto tra il settore governativo di un paese e il suo settore privato nazionale, ok? Poi più in là parleremo anche dell'estero. Nel momento in cui, come si diceva prima, lo Stato va a spendere 1.000 unità di denaro, succede che il settore privato ha guadagnato 1.000 unità di denaro. In un certo senso, dal punto di vista contabile, lo Stato non siamo noi, anche se lo siamo dal punto di vista morale, sociale, politico, giuridico e così via. Siamo esattamente all'opposto, ok? Quando il settore privato paga le tasse, e immaginiamo per esempio che ne paghi di meno rispetto a quella che era stata l'emissione della spesa pubblica, e ne paga 700, quello che avviene è che all'interno del contenitore che contiene i risparmi del settore privato rimangono soltanto 300. Ma cosa significa? Che rispetto alla condizione iniziale, nel momento in cui lo Stato ha speso 1.000 e tassato 700, lo Stato ha realizzato un deficit di quanto? Di 300. Ma tutto il resto dell'economia che Stato non è, ovvero cittadini e imprese, ha guadagnato 300. E questo è appunto il deficit di bilancio. Ok? Il deficit dello Stato è esattamente, coincide esattamente con i risparmi in più che il settore privato ottiene al termine di ogni anno. Se invece andiamo a immaginare una condizione in cui lo Stato spende 1.000 e tassa 1.000, cosa succederà? Nessun risparmio, zero. E questo è il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio, consideratelo come uno degli obiettivi principali che il nostro governo ha incluso nell'articolo 81 della Costituzione come obiettivo primario da raggiungere con il trattato cosiddetto Fiscal Compact. E questo trattato ci vincolerà per 20 anni al mantenimento e al rispetto di questo parametro. Infatti non è un caso che siamo già stati indetti dei tentativi di referendum, moltissime iniziative popolari, appelli di economisti. Pensate che negli Stati Uniti d'America, quando il Congresso provò a far approvare una roba del genere, ad Obama aveva una lettera scritta da diversi premi Nobel ed economisti di orientamento anche diverso tra loro, che però tutti quanti avvertivano del pericolo che era insito in questa norma. Immaginiamo cosa avviene quando invece il settore privato si viene tassato di 1.300. Cosa succederà? Meno 300. E questo come si chiama? Surplus di bilancio. È carina la parola, no? Surplus di bilancio, simpatica, suona come una parola positiva. In realtà cos'è avvenuto? Ci siamo impoveriti al netto, come qualcuno di voi giustamente diceva. Ora, quello che vi sto raccontando potrebbe sembrare qualcosa di assurdo o alieno, ma vi mostro quali sono i dati relativi, per esempio, agli Stati Uniti d'America. Non so se riuscite a vedere bene l'immagine. Proviamo ad ingrandirla. Va meglio? E questo grafico vi rappresenta l'andamento dei tre settori di cui vi parlavo all'inizio e ve lo rappresenta in una maniera tale che ogni euro di spesa pubblica corrisponda a ogni euro di reddito privato. Ovviamente qui parliamo di America e quindi ragionate come se stessimo parlando di dollaro. Ma mantenete lo stesso ragionamento. L'area rossa che vedete è il bilancio del governo. L'area blu che vedete rappresenta il bilancio del settore privato nazionale, mentre l'area verde rappresenta il bilancio del cosiddetto settore estero. Ma non so se notate un certo tipo di andamento che ricorre, e osservate soprattutto l'area rossa e l'area blu del grafico. Sono esattamente speculari. E questo cosa significa?
che tutte quelle volte nelle quali lo Stato, in questo caso il governo americano, ha deciso di arrivare al punto di pareggio del bilancio, oppure al punto di surplus, non so se notate l'area al termine, diciamo sulla parte destra del grafico, quando stiamo parlando degli ultimi anni, del decennio degli anni 90, ecco, in quel momento si va in surplus, vedete che l'area rossa passa nella parte positiva del grafico, quindi sopra la linea, mentre l'area blu scende al di sotto. Questi sono gli anni nei quali il governo Clinton, in un atto di suprema bontà verso la sua cittadinanza, decide di realizzare un surplus di bilancio. E questo cosa significa? Che per la ragione che dicevamo prima, viene sottratta della ricchezza a tutti i cittadini americani. E questo cosa comporta? Che quello che il settore privato, quindi cittadini e imprese, incassano, non è sufficiente per coprire le spese che questi cittadini e queste imprese si trovano costretti a fronteggiare. Ora, succede qualcosa al termine degli anni 90. Molti economisti in realtà avevano lanciato avvertimenti relativi a questa fase già all'inizio degli anni 2000. Poi però negli Stati Uniti succede un evento drammatico e poi c'è una guerra. E notoriamente in ogni episodio di guerra si corre sempre ai ripari facendo una cosa che poi nei momenti di pace invece viene sconsigliata, cioè si fa deficit di bilancio. Si torna nuovamente in questo territorio, vedete che l'area rossa del bilancio del governo va nuovamente in deficit, sono i periodi relativi al mandato del governo Bush. Ci sono le guerre, l'industria militare inizia a lavorare seriamente, lo Stato acquista delle commesse militari e questo consente in parte al settore estero, come vedete, perché poi la spesa militare è un qualcosa che non va necessariamente, e anzi quasi mai, a vantaggio della cittadinanza nazionale. Ma il deficit di bilancio cosa fa? Riporta il PIL americano in positivo e consente alla disoccupazione di scendere un po', perché cosa fa in sostanza? Porta più soldi in circolazione e quindi impedisce alla crisi economica che sarebbe dovuta scoppiare al termine degli anni 90 di scoppiare effettivamente. Il problema è che nel momento in cui tu hai costretto i cittadini americani ad avere entrate minori rispetto alle uscite, se i soldi non vengono dallo Stato, qualcuno di voi ha un'idea di dove potrebbero venire? Esatto, dal prestito bancario. Ed è esattamente, questi periodi coincidono con i periodi nei quali si sdoganano i prestiti subprime. Addirittura molti di questi prestiti subprime vengono giustificati con l'idea che i cittadini che sono stati licenziati, in qualche modo hanno redditi troppo bassi, attraverso questi prestiti concessi a tutti possono comprarsi una casa, ma poi anche la macchina. E quindi in questo momento come veniva giustificata questa politica alle imprese americane? L'idea era questa: i salari scendono, la disoccupazione lasciamo che aumenti, ma se le persone avranno comunque dei soldi correnti, no, che entrano da poter spendere, i consumi saranno mantenuti, e quindi se saranno mantenuti i consumi gli investimenti continueranno ad andare avanti. Il problema è che ovviamente le cose non potevano durare, perché per mantenere in essere questi mutui subprime bisogna realizzare una serie di alchimie che adesso, sulle quali adesso non mi soffermo, che però portano il sistema necessariamente al collasso. Infatti questo collasso avviene, e nel momento in cui il collasso avviene, qual è l'unica possibilità per difendere il potere d'acquisto dei cittadini americani? Guardate negli ultimi due o tre anni rappresentati nel grafico. C'è una grandissima espansione del deficit di bilancio. E come può accadere che il deficit di bilancio si va a espandere? Ci sono due possibilità: o il governo decide di aumentare la sua spesa pubblica in maniera programmata e cosciente, oppure accade un'altra cosa che non è così positiva come la prima, e cioè il gettito fiscale crolla in maniera irrimediabile perché falliscono le imprese e vengono licenziati i lavoratori, che è quello che poi è avvenuto puntualmente negli Stati Uniti, ma poi dopo il 2010, che è l'ultimo anno che è rappresentato da questo grafico, vedrete che negli Stati Uniti d'America le cose vanno diversamente perché c'è una politica fiscale attiva, cioè il governo decide di spendere attivamente per la sua popolazione. E perché questo? Perché essenzialmente gli Stati Uniti, come spiegava Joseph Stiglitz nell'apertura del video che vi ho mostrato, hanno una possibilità che noi non abbiamo, e cioè la moneta. E qui torniamo al punto di partenza dal quale appunto il mio intervento era iniziato. E perché gli Stati Uniti hanno qualcosa che noi non abbiamo?
Perché l'Eurozona, nella quale ci troviamo, è il primo esperimento su così vasta portata della storia nel quale il potere monetario viene separato dal potere politico. Noi siamo abituati a pensare, in un certo senso, che la moneta come nasce essenzialmente come evoluzione del baratto. Quanti di voi hanno sentito questa storia? Il baratto, no? Si pensa, all'inizio le comunità antiche scambiavano, no? Un uomo contro un pesce, la carne contro un servizio, eccetera, eccetera. Poi, siccome si sono accorti che era molto più efficiente trovare un denominatore comune, a questo punto ci si scambiava quel mezzo che serviva come denaro e le cose erano più semplici. Questa storia che vi ho raccontato si chiama teoria dei costi di transazione ed è un qualcosa che l'economia cosiddetta mainstream, cioè l'economia che va per la maggiore in un certo senso nei dipartimenti di tutto il mondo e che sta alla base anche delle decisioni politiche dei tecnocrati europei, questa storia sembra coerente con anche altri racconti, per esempio Aristotele ci parla di cose simili, alcuni passaggi di Adam Smith, anche se non tutti, ci parlano di un'origine simile della moneta. Il problema è che quando l'economia diventa autoreferenziale e non guarda al di fuori di se stessa, si generano mostri. Perché poi, quando alcuni economisti, e mi riferisco in particolare agli economisti della teoria della moneta moderna, che in qualche modo noi studiamo e cerchiamo di condividere con tutti, vanno ad analizzare quelle che sono le più recenti, le più aggiornate analisi antropologiche e numismatiche sull'origine della moneta, ci sono gli studi di due importanti ricercatori, uno è un antropologo, si chiama David Graeber, e l'altro si chiama Philip Grierson, che ci dimostrano che in realtà la moneta non nasce in questo modo, ma nasce innanzitutto come imposizione giuridica dello Stato. È quindi la moneta che crea i mercati e non viceversa. Una traccia di questa origine antichissima la troviamo nel tedesco e la troviamo nei Longobardi, che citava prima il professore. C'è un istituto particolare del sistema giuridico dei Longobardi che si chiama Guidrigildo, che consiste in questo: se io commetto un'offesa di qualsiasi tipo contro un altro mio cittadino, sono costretto a ripagarlo, no? Tanto quanto vale la determinata offesa. E chi stabilisce quanto vale una certa offesa? Lo stabilisce il sovrano, ovviamente con criteri non esattamente timidi, comodi, democratici, come potete immaginare, nei tempi antichi. Esatto. Come potrebbe essere riportato questo nella situazione attuale? In tedesco, per esempio, la parola debito coincide con la parola colpa, schuld. Capite quindi che il debito che il cittadino era costretto ad onorare nei confronti dello Stato è all'origine della necessità per il cittadino di trovare questa moneta. E come si fa a trovare questa moneta? Bisogna andare a lavorare. Capite quindi che la presenza della disoccupazione nelle economie è sempre comunque il frutto del fatto che ci sono persone che cercano lavoro, ma ci sono posizioni da parte dei governi che non trovano un riscontro, perché non trovano dall'altra parte un'economia che ha gli stipendi adeguati per poter pagare queste tasse. E vi direte, ma dov'è la connessione con l'euro? La connessione con l'euro è che tutto quello che io vi ho raccontato finora, cioè il fatto che gli stati possano spendere in misura maggiore di quanto tassano, continua a valere fin tanto che la banca centrale dello Stato di cui stiamo parlando lavora di concerto e in cooperazione con il Ministero del Tesoro. Cosa deve avvenire affinché il meccanismo funzioni? La banca centrale emette la moneta, quindi la produce in senso, non direi fisico, perché la maggior parte della moneta che oggi circola è in formato elettronico, quindi sono input, sono numeri, sono cifre, sono convenzioni, ma in ogni caso la banca centrale emette una quantità di moneta e poi lo Stato immette quella moneta all'interno del sistema economico, come abbiamo visto in precedenza. Il punto è che quando le due cose vengono separate in maniera irrimediabile, non c'è più alcuna moneta emessa dalla banca centrale che lo Stato può immettere all'interno dell'economia. C'è un articolo particolare e preciso del Trattato sul funzionamento dell'UE, che è l'articolo 123, che sostiene proprio che la Banca Centrale Europea e tutto il sistema delle banche centrali, perché in sostanza le banche centrali nazionali sono semplicemente delle succursali in questo momento della BCE di Francoforte, appunto questo sistema non può più finanziare gli Stati membri. E quindi è vietato per divieto che esista una base di moneta che gli Stati possono prendere e utilizzare per poterla spendere. Quindi capite che in questo sistema, nel sistema dell'euro, cosa avviene?
Gli stati, in un certo senso, se prima, se in una condizione di cosiddetta sovranità monetaria, appunto, possono essere definiti come il vertice della piramide della moneta, perché in un certo senso hanno sotto controllo tutte le leve dell'emissione di questa moneta, e ovviamente quando parliamo di governo parliamo dell'insieme del tesoro della banca centrale e di tutti gli altri dipartimenti del governo. Da noi cosa avviene invece? Che la BCE è in cima a questa piramide, la BCE emette denaro in favore di una serie di banche che acquistano i titoli di Stato dei Paesi membri, e poi i governi devono chiedere in prestito a queste banche i soldi che poi devono immettere all'interno dell'economia. Quindi in pratica è come se avessimo riportato il governo allo stesso livello delle aziende private, delle famiglie e di tutto quello che era il settore privato, cioè i pagatori ordinari. Quello che era il privilegio dei governi in una condizione di sovranità, cioè quello di poter trovare semplicemente in se stesso la moneta con cui pagare i propri debiti, viene precluso e non esiste più. E quindi cosa significa tutto questo? Che i governi devono dipendere dalle decisioni delle banche. Perché se le banche decidono che un determinato governo non è più un debitore affidabile, con quali criteri? Con criteri che non hanno nulla a che fare con logiche politiche, democratiche e sociali, perché sono logiche che corrispondono al favore dei mercati. Mercati che sono spesso transnazionali, si muovono su scala globale ed hanno interessi che per esempio sono relativi alla difesa dei profitti, relativi alla minore tutela del lavoro, relativi al fatto che le imposizioni fiscali siano più favorevoli. Cioè capite che gli interessi di determinate parti del mondo finanziario vengono a primeggiare sugli interessi del mondo politico. E in questa determinata condizione, anche leggendo il più illuminato dei premier, ci troviamo in una condizione dove non c'è più niente da fare se i mercati finanziari non ci approvano i nostri piani. E c'è di più, che nella condizione di prima, quella della sovranità monetaria, quando lo Stato in sostanza va a chiedere soldi alla banca centrale, il tasso di interesse a cui questo prestito avviene è una variabile politica decisa dal governo. Cioè i tassi con cui lo Stato si finanzia e quindi con cui lo Stato dispone dei suoi soldi sono nient'altro che una sorta di partita di giro tra i suoi vari dipartimenti, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento della Banca Centrale. In questo sistema invece non esiste più alcun controllo politico dei tassi di interesse. I tassi di interesse sono decisi dal secondo livello della piramide, cioè dal settore bancario. Ed è come se fosse un principio dei vasi comunicanti. Perché dico questo? Perché poniamo ad esempio che i mercati finanziari decidano nel giorno X che l'Italia, per un motivo Y, non è più un debitore affidabile. Quindi cosa succede? Io non investo più, non compro più titoli di Stato di quel paese, quindi non comprando più titoli di Stato, non presto più denaro a quello determinato Stato. E piuttosto cosa avviene? Mi dirigo verso un altro paese, Z, facciamo l'esempio che sia la Germania in questo caso. Compro titoli di Stato della Germania. C'è una relazione nel mondo del mercato delle obbligazioni molto semplice, che è la seguente. Quando c'è molta domanda di un titolo, il prezzo del titolo cresce, ok? E siccome il prezzo del titolo cresce, il titolo viene reputato più sicuro, il rendimento del titolo, il tasso di interesse, cioè la remunerazione del rischio che io mi vado, no, a intraprendere, diminuisce. Viceversa, quando la domanda di un'obbligazione diminuisce, il rendimento aumenta e il prezzo diminuisce, perché il titolo è rischioso. Per comprare quel titolo mi sto sobbarcando un rischio maggiore. Quindi capite che quando i fondi si spostano dall'Italia e vanno verso un altro paese, facciamo un esempio la Germania, i tassi di interesse della Germania andranno a scendere, i tassi di interesse dell'Italia andranno a salire. L'unica entità che può portare il meccanismo a riequilibrarsi è la Banca Centrale Europea. Ma come può farlo? Non può farlo direttamente. Non può farlo comprando nel momento in cui vengono emessi i titoli di Stato, perché c'è l'articolo di cui parlavo prima, c'è il divieto di finanziamento.
L'unica maniera in cui la Banca Centrale Europea può farlo è ricomprando dalle banche i titoli di Stato. Si chiama mercato secondario, non mercato primario. Il problema è che questa decisione da parte della Banca Centrale spetta tutta lei. Non c'è nessun controllo politico da parte dei cittadini europei rispetto al fatto che la Banca Centrale decida o non decida di comprare questi titoli. Infatti, la gestione di Trichet ha deciso di non salvare la Grecia nella crisi del 2009-2010. Cioè questa operazione di acquistare i titoli sul mercato secondario non è avvenuta nel caso greco. Draghi, invece, ha deciso, per esempio, di andare nel 2012 a comprare titoli di Stato sul mercato secondario. Ma capite che qui ci stiamo rimettendo nelle mani di soggetti, di autorità, che gli economisti amano definire indipendenti. E la parola indipendenti comunica anch'essa in sé un significato positivo, perché indipendenti da cosa? Indipendenti dai politici, perché nell'ordinamento e nella visione politica dei tecnocrati europei i politici portano con sé la corruzione, l'inefficienza e così via. E quindi l'idea è, se i banchieri centrali sono indipendenti da tutto ciò, sapranno sicuramente effettuare scelte politiche migliori. Ma capite che nel momento in cui il banchiere centrale diventa indipendente, tutti i cittadini europei stanno rinunciando a un diritto di controllo politico. Cioè sta tutto nella decisione del banchiere centrale. E quindi questa cosa potrebbe avvenire oggi, potrebbe non avvenire domani. E in base a cosa? In base ai rapporti di forza che esistono tra i paesi e nei mercati. Perché dico questo? Nel caso della Grecia, se vi ricordate, nel 2009-2010, dopo che il paese era piombato nella primissima recessione, si parlava del fatto che gli aiuti alla Grecia sarebbero stati concessi solo se il paese avesse firmato un memorandum, cioè un impegno ad effettuare delle cose che vengono chiamate riforme strutturali. Fate un esercizio, ogni volta che sentite la parola riforme strutturali, sostituitela con sacrifici. Sacrifici suona peggio. Però è in sostanza quello di cui si parla, ok? In poche parole, è un sistema che rende corta una coperta che in teoria non lo sarebbe. Perché in termini finanziari, come vi dicevo, nel momento in cui la banca centrale è in grado di emettere una quantità di moneta non vincolata da nulla, e a partire dal 1971 in tutto il mondo non c'è più alcun legame tra le riserve di oro che esistono nei forzieri delle banche centrali e la moneta stessa. Cioè, se prima del 1971 era possibile andare presso una banca centrale e dire io ho un tot di oro, voglio un tot di moneta, o viceversa, oggi 10 euro o 10 dollari valgono soltanto 10 euro o 10 dollari. Questo con sé porta un fatto molto importante, e cioè che il valore di quei 10 euro, quei 10 dollari, non è più espresso dalla quantità di oro o di argento o di altro metallo che esiste lì dentro. E questo vuol dire anche che la quantità di questa moneta che può essere emessa non è limitata dalla presenza di miniere d'oro o di miniere d'argento. Il valore della moneta sarà dato soltanto da quello che questa moneta va poi a comprare. E capite anche che il terrore ed il timore del concetto di inflazione, che poi sta alla base della maniera in cui l'eurozona è strutturata, perché pensate che l'obiettivo primario stabilito nello statuto della banca centrale è quello della stabilità dei prezzi. Tra l'altro lì per stabilità dei prezzi si parla del 2%. Se avete sentito le stime dell'inflazione di cui si parla oggi, siamo in territori negativi per l'inflazione. Quindi potremmo dire che la banca centrale europea non ha neanche rispettato quello che era il suo vincolo di statuto, ok? Ma perché la stabilità dei prezzi? Perché in un certo senso chi lavora nei mercati finanziari, e quindi sto parlando approssimativamente del secondo livello, quello che vedete in rosso in questa piramide, ha interesse che il valore dei suoi crediti rimanga intatto. E come si fa a mantenere intatto il valore dei crediti? Bisogna che la singola banconota, la singola unità di moneta, abbia un potere d'acquisto molto elevato. Perché io devo avere 100 dall'economia, devono rimanere 100, non possono diventare 98, ok? Ma invece la collettività tutta, quindi i lavoratori e le imprese, cos'è che hanno veramente interesse? Al fatto che circolino banconote, che il denaro passi di mano in mano e che quindi aumentino i consumi, e che aumentando i consumi aumentino gli investimenti.
Quindi il potere d'acquisto della singola banconota, che è l'espressione del terrore dei tecnocrati europei per l'aumento dell'inflazione, in realtà è una paura politica dei mercati finanziari. Non è un terrore di cui noi dovremmo farci carico. Ovviamente non sto affermando che bisogna avere tassi di inflazione del 60%, ma allo stesso tempo sto affermando che la crescita dell'inflazione è un timore primario dei mercati finanziari, perché la circolazione monetaria delle banconote è un qualcosa che incrementa i consumi, incrementa gli investimenti, e quindi perdere aumentare in un certo senso qualche punto di inflazione, se aumenta l'occupazione, è un qualcosa che va a tutto beneficio della collettività. Mentre invece perdere punti di inflazione, quindi ridurla,